Io concludo il mio intervento e chiedo all'assessore Tommaselli, ok, di andare via, quindi, e poi va bene. Sì, un saluto veloce. Intanto sono contenta che questa sala è piena, sono contenta di vedere molte ragazze, perché credo che tra noi donne degli anni 70 e le ragazze del 2013 probabilmente c'è stato un gap generazionale che non siamo riuscite noi a colmare, ma diciamo che il momento sociale e culturale era tale che le ragazze appunto sono vissute considerando questi diritti acquisiti. Oggi però, con una velocità estrema, nel giro di pochi anni stiamo assistendo al fatto di vedere tutti questi diritti acquisiti, diritti negati. Quindi penso al naufragio della legge 194, penso al poco nulla che si è fatto sul tema della violenza a livello nazionale. Siamo ancora senza un osservatorio, siamo ancora senza una legge organica. Quindi i comuni, in base alla loro sensibilità, in base alla penetranza delle donne, del movimento delle donne all'interno delle istituzioni, all'interno, nelle piazze eccetera, riescono con grande difficoltà a tirare fuori dei servizi che, come diceva bene Tania, sono servizi a intermittenza, perché dipendono dalla capacità dei comuni e dei bilanci comunali, che sono via via sempre più scarsi alla luce dei tagli a specifici che si sono fatti, alla luce del fatto che ieri si stava per dimettere l'assessore Ermanno Russo alle politiche sociali, perché sul fondo sociale regionale praticamente la regione aveva appostato zero, quindi questo ovviamente si traduce in deficit di servizi, perché poi portata ai comuni è così, e quindi l'assessore giustamente stava per dimettersi. Pare che adesso hanno aggiustato minimamente il tiro, ma voglio dire, queste sono le realtà che viviamo. Quindi io so bene che 6 posti letto sono pochi, sono pochissimi, e so anche, sapete meglio di me, che comunque stiamo lavorando per fare qualche cosa in più. Ci stanno dei progetti, per fortuna li abbiamo ereditati, li portiamo avanti e vediamo un poco che cosa viene fuori, perché è evidente che il disagio aumenta e noi dobbiamo sempre di più pensare, e i fondi diminuiscono, e quindi dobbiamo pensare anche a delle formule di welfare decisamente più leggero, altrimenti non riusciamo a spalmare bene le risorse. Quindi certamente dobbiamo pensare a delle formule più leggere, e il protocollo che abbiamo fatto, questo network, c'è l'avviso pubblico e mi fa piacere qua renderlo appunto evidente, c'è questa necessità quindi da parte dell'istituzione di tenere al centro la testa della piovra, il centro antiviolenza, la casa delle donne maltrattate come riferimento, e intorno una rete di associazioni che noi pure sappiamo lavorare quotidianamente sui territori in assoluta abbandono, in assoluta solitudine, e che però hanno bisogno comunque di essere aiutate, se non fosse altro dando loro una metodologia comune di approccio al problema della violenza, perché sennò diventano delle monadi scollegate, e quindi noi non riusciamo manco a portare avanti il discorso culturale che pure insieme dobbiamo fare, quindi a partire dal comune, ma certamente diffondendo il tutto sulle associazioni che stanno sul territorio. Vi lancio una sfida, leggevo una cosa stamattina: in Bolivia la parola femminicidio è entrata nel codice penale. Nella civilissima Italia ancora non c'è la parola femminicidio, e questo è la spia, non è un fatto senza valore, è un fatto culturale importante. Nel nostro codice o si parla di omicidio o si parla al massimo con un occhio di
con l'occhiolino di uxoricidio, quasi ritenendolo e ritenendolo, perché questa è la cultura che ereditiamo, un omicidio minore, perché si ammazza la moglie, figlia di un dio minore. Questa è la logica, e noi rispetto a questa logica evidentemente dobbiamo lavorare. Quindi le associazioni che stanno sui territori devono assolutamente essere collegati con la testa della piovra, che è appunto il comune, l'assessorato, i servizi del comune, perché da qua si deve diffondere innanzitutto questa grande opera culturale, e le associazioni ne devono essere un'emanazione. Abbiamo in questo Marzo Donna, abbiamo lavorato molto anche con le donne dei sindacati, che hanno gli sportelli delle immigrate, sportelli delle immigrate, dove praticamente in un discorso così, in un'assemblea di donne immigrate, l'altro giorno sono venuti fuori fatti importanti di violenza sui luoghi di lavoro da parte di queste donne, che sono particolarmente duri, perché in effetti molte di loro sono clandestine, quindi non hanno neppure la possibilità, sono ricattate rispetto alla possibilità della denuncia, sono ricattate dai loro stessi violentatori, cioè datori di lavoro. E quindi la necessità anche di collegarci, per esempio, con i consolati e le ambasciate. Io ho mandato un invito ai consolati presenti in città e alle ambasciate presenti in città, perché spesso queste donne si rivolgono a questi luoghi e loro sono completamente scollegate dalle forze dell'ordine, dall'ASL, dal comune. E quindi l'invito a costruire questa rete importante, a formare quindi un percorso che nei metodi e nella effettività, nella realizzazione, nell'operatività, appunto porta avanti lo stesso discorso in modo più o meno condiviso, e quindi noi possiamo dare una mano con un network molto articolato ma molto compatto, possiamo dare una mano, se non possiamo dare risorse perlomeno possiamo dare una mano. Grazie a tutte voi.